Buonasera, ben ritrovati. È un Buonasera. piacere. Io Buonasera a tutti. stasera sono particolarmente arrabbiata. Sono... Dai, buonasera Davide, buonasera Massimo. Sono più arrabbiata del solito perché adesso vi faccio vedere qualche immagine così, di titoli di stampa. Da qualche giorno sta emergendo questa sorta di aria di autocritica o di risveglio, no? Sembra risvegli, cioè il famoso film con De Niro, risvegli. Tale per cui la classe dirigente industriale, anche qualche giornalista, diciamo, qualche testata giornalistica più in generale, cominciano a fare una sorta di autocritica rispetto alle politiche green e a quello che sta succedendo nel mondo industriale, manifatturiero europeo, italiano in particolare, no? Per cui, siccome i dati continuano a essere drammaticamente negativi in generale per quanto riguarda l'Europa, ancora di più per quanto riguarda l'Italia, così qualcuno comincia a ventilare l'ipotesi che forse, come diceva Bartali, è tutto sbagliato, è tutto da rifare. Ecco, e io lì mi arrabbio perché forse noi, che siamo gente comune, siamo gente del popolo, forse ci eravamo arrivati già da tempo fa rispetto a certe così, considerazioni. Facciamo vedere qualche immagine, Giulio, va così almeno spieghiamo anche a Massimo e a Davide che cosa intendo. Allora, queste sono degli articoli che sono fuori, insomma, questo è sole 24 ore, insomma, è abbastanza evidente, no? Cioè, questa continua enfatizzazione della situazione del PIL in generale, dove l'industria continua a essere in forte calo, ma non ci possiamo certamente meravigliare, insomma, con quello che sta succedendo, soprattutto all'industria dell'automobile, non solo in Italia, anche in Germania. Mi meraviglierei del contrario, però, insomma, non so chi si poteva aspettare qualcosa di diverso. Andiamo pure avanti. La battaglia verde rischia di uccidere l'industria europea. No, ma in che senso rischia? Scusate, la battaglia verde fatta come l'hanno impostata, no? In Europa e come è stata seguita pedissequamente, l'ha uccisa l'industria europea. Insomma, a meno che non ci sia una botta d'orgoglio tale per cui si smette di dar retta a certe sirene, però secondo me, a meno che di un miracolo, per me è già morta. Comunque, vabbè, spero di sbagliare. Andiamo avanti, va Giulio. Così in questa, no? Ecco, io, e tra l'altro qui è la beffa totale, no? Cioè, mentre noi siamo pieni in Europa di limiti, di regole, no, ma la spesa pubblica, no, ma mi raccomando, dobbiamo essere morigerati, ma tutti questi mondi calvinisti che ancora in America pensano bene di buttarci dentro un sacco di soldi per riuscire a vincere una concorrenza cinese che butta dentro un sacco di soldi nelle sue imprese, nelle sue aziende e spinge e fa, come dire, da moltiplicatore del prodotto interno lordo e dello sviluppo, no? E invece noi siamo ancora qui che ce la raccontiamo, per cui a lei. Andiamo pure avanti così a farci del male. Volevo farvi vedere se si riesce a ingrandire un po'. Allora, questo è un dato della Banca Centrale che fa vedere assolutamente, no, nel medio-lungo termine, tra l'altro sono i 5 anni, le aspettative di crescita, no? E qui sì, è riferito alla banca, alla situazione europea. Insomma, come vedete, è un declino lento, inarrestabile. E io mi chiedo, ma perché noi dobbiamo continuare ad andare su questo? Perché, no? Qual è la ragione? Se siamo tutti masochisti, non lo so, mi aiuterete a capire, perché io onestamente non ce la faccio più, non lo so. Io volevo farvi vedere e chiudere il cerchio, un video molto interessante del governatore della Toscana, che ha, diciamo, fatto in occasione dello smantellamento di alcune ciminiere, le ha buttate giù, no? La centrale termoelettrica, credo, se non ho capito male, di Piombino, con tono trionfale, no? Io, secondo me questo è un altro disastro. Cioè, cosa voglio arrivare a dire? Adesso lo vediamo il video. Cosa voglio arrivare a dire? Ma sono tutti incoscienti? Sono tutti matti? È mai possibile che non ci sia nessuno che ragiona su alcune cose? Vediamo il video, per favore, perché io non mi capacito più. Niente, non ce la posso fare veramente. Vediamo il video. Piombino, momento storico, le torri stanno cadendo e sono il simbolo di una nuova Piombino.
meno industria, più turismo, più ambiente e devo dire a voi lo spettacolo. Meno industria, più turismo. Ma davvero pensiamo che l'Italia possa reggere, cioè, buttiamo giù le industrie, facciamo tutto il turismo, è un grande parco giochi mondiale, l'Italia. Io veramente, aiutatemi a capire. Davide, dai, aiutami tu che Ma sei guarda, nuovo del bar, aiutami a capire, sono pazza io. sono quelle cose che ti fanno venire in mente diverse domande, no? Tra cui quella di dire: ma siamo di fronte all'ennesima crisi ciclica tipica del liberismo, o iniziamo a essere un po' alla resa dei conti? Delle ipocrisie del liberismo, così poi come anche impostato dall'Europa, non solo poi dal sistema americano, nella fattispecie particolare rispetto al grafico che tu hai fatto vedere, direi proprio quella di carattere europeo, cioè, come dicevi tu prima, gli americani, come i cinesi, come qualsiasi realtà economica che deve spingere un nuovo settore, deve creare un'industria, da che mondo è mondo, è sempre stata protetta in qualche modo e in qualche modo è sempre stata finanziata. Noi invece in Europa, con questa storia dell'austerità espansiva, no? Questa idea folle da psichiatria che è venuta in mente a qualcuno già qualche decennio fa, siamo arrivati ad avere dei testi sul testo il testo unico, insomma, dei trattati, no? Dove da una parte si parla di concorrenza molto forte, in qualche modo, come dire, assoluta concorrenza, dall'altra parte nella stessa frase, nello stesso paragrafo, si parla poi di completa, come grande capacità che questo può dare come lavoro, la piena occupazione di tipo keynesiano, no? Quindi noi stiamo vivendo in un mondo dove continuano ad esserci questi grossi contrasti. In questi giorni, queste ore, c'è questo dramma della Spagna, che dimostra che c'è questo problema di questi eventi, anomali molto forti, che poco hanno a che fare invece con quella ossessione della filosofia green con la quale ci è stata imposta, che in realtà ha una radice nel tentativo di reimpiegare i grossi capitali a livello mondiale della finanza, e allora si sono inventate questa cosa che dobbiamo comprarci tutti l'automobile elettrica, a prescindere dal fatto di come produciamo poi l'elettricità, perché a volte ci sono anche dei meme divertenti dove ci sono ultimamente, anche ho rivisto i pullman nella stazione di deposito, attaccati con la ricarica elettrica, poi tutti i cavi finiscono in un generatore che a gasolio, che produce l'elettricità per il pullman elettrico. Quindi la mia impressione è che anche questo fatto che poi i giornali dall'oggi al domani, adesso ci dicono, come dicevi anche tu, cioè delle cose, dei dubbi che venivano esternati già da anni da economisti, da studiosi, da gente comune. Adesso, ma no, ma in effetti, contrordine compagni, non è vero, non va tutto così bene. Cioè, sono proprio delle cose che non, in effetti stupiscono, e anch'io oramai sono, che diciamo non sono più giovane, sono diversamente molto molto diversamente giovane, dove tutto sommato però sono cresciuto, tanto facendo l'informatico in origine, con una sequenza logica delle cose, con un principio di analisi e di logica. Quindi voglio dire, se tu vuoi anche immettere
ammesso non concesso che sia giusto che tutti cambino la macchina, quindi devi avere intanto tutto un lasso di tempo perché questo accada, ma soprattutto tu devi avere una condizione economica per cui le persone si possano permettere di cambiare l'automobile. L'automobile, giusto o sbagliato che sia, è diventata un prodotto di massa nel momento in cui si sono prodotte delle automobili che comunque avevano dei costi per la massa della gente. Quindi non puoi avere delle macchine che oggi la più ciofeca costa 30-40 mila euro a fronte di perdita di potere d'acquisto, precarietà del lavoro e quant'altro. Cioè negli anni 80 la gente si faceva ancora un debito, vuoi per la casa, vuoi per comprare la macchina, per un certo periodo di tempo riusciva a pagarsela e insomma e l'economia era in movimento. In questo contesto scricchiola tutto, anche a parte poi vabbè, questo governo che roba da mettersi le mani dei capelli, per cui voglio dire stiamo continuando a cacciare fuori soldi, miliardi per le guerre e finanziare le guerre con le armi dove hanno il beneficio di non pagare l'IVA, mentre poi sanità o quant'altro, l'università, cioè, tutto ciò che sarebbe necessario per il cosiddetto welfare è fermo, assolutamente viene tagliato. Poi possiamo poi dire anche altre cose rispetto a certe iniziative di Giorgetti sul dopo il bonus 110 quant'altro sui crediti. Non l'ho mai fatto. Quindi, non l'ho mai fatto. Davide, ci arriviamo infatti ci arriviamo dopo, un po' anche al tema della manovra finanziaria italiana, cioè andiamo un po' dentro. Però vedi, io per esempio Massimo chiederei, che io tanto lo so che cosa pensa Massimo, quindi io, come dire, gli lancio proprio la palla così lui schiaccia, no? Cioè, come si fa a non capire in un'azienda, no? Lasciamo un attimo perdere la classe politica, poi ci torniamo, no? Ma in un'azienda dove ci sono anche fior di manager del marketing, no? Cioè dove ci sono anche delle strutture in grado anche di approfondire, di studiare i temi, come si fa a non capire che un'auto elettrica così come è concepita non può avere nessun tipo di risultato di vendite se non deludente, no? Cioè era scritto, non so come dire, era scritto, ma anche chi organizza le catene produttive, no? Le logistiche, le catene produttive, le problematiche legate anche, no, all'acquisto dei materiali, eccetera. Ma è possibile che nessuno abbia suonato un campanello d'allarme? Cioè non stiamo parlando di aziendine, qui stiamo parlando di Audi e Volkswagen che chiudono. Lasciamo perdere Stellantis, che non voglio neanche, cioè, neanche ci voglio pensare. Ma è mai possibile che per adeguarsi a questa narrazione imposta dalla politica, poi anche lì, vabbè, nessuno abbia alzato il ditino e detto che guardate che così andiamo a casa tutti? Cioè, non lo so, Massimo, dimmi tu, dai. Sai, andiamo a casa tutti, che dicevi adesso in chiosa finale, in realtà andiamo a casa tutti noi, no? Perché loro, un Tavares, quando va a casa prende vagonate e vagonate di milioni, quindi magari andare a casa gli fa pure piacere, no? Oltre a quello, alle vagonate di milioni che prende come stipendio per ottenere questi bei risultati, no? Sono quelli che fanno le strategie. Allora direi che il problema delle aziende multinazionali è che intanto, vabbè, quasi tutti quelli del livello medio e medio alto, quindi diciamo quadri dirigenti, sono degli yes men. Okay, e quindi danno l'ok a qualsiasi fesseria venga stabilita dall'amministratore delegato. Okay? Secondo qualcosa che ha in testa lui o secondo qualcosa che gli hanno imposto altri poteri. Chiaramente le scelte sono anche un po' pilotate da quelle che sono le scelte politiche dell'Unione Europea. Okay? Perché quando tu dici alle aziende che devono pagare multe milionarie per l'emissione di CO2, solo in Europa tra l'altro, perché nel resto del mondo se ne fregano bellamente, chiaramente un po' le costringi, d'altronde i disincentivi e gli incentivi, quindi le tasse che tanti dicono essere
necessarie per finanziare la spesa pubblica, non servono assolutamente per quello, ma servono tra i vari scopi proprio per indirizzare le azioni sia di imprese che delle persone fisiche, dei privati, dei cittadini. E in questa maniera hanno fatto sì che, tra l'altro, favorissero aziende straniere come la Tesla, no? Perché la Tesla metà del suo utile, anzi più della metà del suo utile, lo fa non vendendo auto, lo fa vendendo le quote di CO2 alle aziende europee. Okay? Quindi, cioè, vediamo che siamo proprio in un cortocircuito, cioè io non riesco veramente a capacitarmi di come gente che prende 30-40 milioni l'anno possano immaginare che dal momento che le risorse non le abbiamo, dal momento che le batterie, per esempio, sono prodotte per lo più in Cina, adesso vabbè ci sono gli USA che stanno adottando delle politiche, in questo caso keynesiane, per favorire le loro industrie. Qua in Europa è vietato dai trattati, quindi noi non possiamo assolutamente favorire le nostre industrie, addirittura non stiamo favorendo neanche quelle tedesche, no? Non dico quelle italiane, che era destino che venissero distrutte perché così avevano deciso, tant'è che noi da 2 milioni di auto prodotte all'anno negli anni 80 siamo passati a meno di 500.000 e le previsioni sono di scendere già l'anno prossimo sotto i 300.000, okay? Quindi abbiamo l'industria che praticamente è morta, perché questo vuol dire anche far morire tutto l'indotto. Come ho già avuto occasione di dire, noi adesso siamo solo i cacciavitari della Germania per quanto riguarda l'automotive, però se la Germania è in crisi, entriamo in crisi anche noi, okay? Proprio perché siamo solo ed esclusivamente i cacciavitari della Germania, non possiamo fare concorrenza, non possiamo cavarcela da soli, no? Cioè, è brutto detto da me che vorrei uscire dalla UE, ok? Forse uscendo dalla UE riusciamo a cavarcela, perché a quel punto possiamo fare le politiche per i fatti nostri, secondo il nostro interesse. Okay? Ma io credo che l'idea sia un po' questa, cioè le elite finanziarie soprattutto, perché io credo che le elite che si occupano di economia reale stiano appunto soffrendo. E spero che a un certo punto venga anche fuori una lotta un po' dura tra queste elite, quella finanziaria e quella che si occupa di economia reale. Io penso che la strategia sia un po' quella americana di cercare di sopravvivere in qualche maniera. Cioè, hanno voluto globalizzare, hanno voluto far crescere la Cina dandole anche un sacco di competenze, perché adesso i prodotti cinesi non sono più i prodotti cinesi di 20 anni fa. Okay? Adesso cominciano, per esempio, sull'auto elettrica, sono piuttosto avanti. Okay? Sono loro che stanno un po' guidando l'industria dell'elettrico. E gli americani cercano di sopravvivere. Come fanno per cercare di sopravvivere? Ammazzando l'Europa. Cioè, loro tentano di stare a galla, okay, ammazzando l'Europa. Cioè, sostanzialmente questo stanno cercando di fare. Tra l'altro non si capisce perché sia solo l'Europa quella che non può aiutare le proprie industrie, okay, con delle politiche di investimento, quindi di quello che Draghi chiama il debito pubblico buono. L'unica industria che stanno cercando un po' di sostenere in questo momento a livello europeo è l'industria delle armi, dove tra l'altro però comunque ne compreremo una marea dagli Stati Uniti, okay? Quindi sosterremo più che la nostra industria quella americana. Per cui credo che non riesco a dirti se i vari Tavares e company fanno parte di una cricca che vuole effettivamente distruggere l'Europa, quindi sono in malafede, o se sono semplicemente degli incapaci. Perché tu pensa se tutte le industrie a un certo punto avessero detto all'Unione Europea: no, non ce ne frega niente, noi abbiamo la concorrenza dei cinesi, abbiamo la concorrenza degli americani, eccetera, noi dobbiamo poter competere alla pari, perché tanto se noi emettiamo l'1% di CO2 in meno, a parte che la CO2 è un gas che non è inquinante, è il gas della vita, vabbè, ma ammettiamo di seguire i loro ragionamenti, se anche noi scendiamo dell'1%, che cosa succede al mondo? Nulla. Ma anche se scendiamo del 10% delle nostre emissioni, i cinesi hanno già detto che loro fino al 2050 continueranno ad aumentare il consumo di carbone, India idem,
E quindi che cosa risolviamo? Cioè ci stiamo ammazzando, suicidando per vantaggi zero. Perché adesso voglio vedere quando in Germania cominceranno a licenziare decine di migliaia di persone se lo Stato non darà degli aiuti. Cioè io spero che questo sia il momento in cui la UE... Ma è sicuro, ma è sicuro. Però io spero che a questo punto i nostri cari governanti sovranisti, con un guizzo di un minimo di orgoglio, che gli dicano no, non se può fa, volete farlo? Allora facciamo crollare la UE ognuno per sé. E torniamo agli anni 90 in cui la gente, Germania e Francia erano preoccupati dell'Italia, perché l'Italia cresceva troppo. Già, appunto, esattamente, che poi probabilmente la radice di tutti i problemi sta proprio lì. Però allora, Davide, parliamo di questa classe politica, parliamo di questa classe politica italiana, parliamo anche un po' della manovra, dai. Della, scusa, ho perso la parola, ho perso la tua ultima parola. Parliamo della manovra, infatti ogni tanto va. La manovra, parliamo della finanza, parliamo di Giorgetti, Davide, dai. Ma io guarda, di Giorgetti, io devo dire che non ho più seguito tutte le ultime vicissitudini, anche perché dopo quella del blocco totale dei crediti fiscali, io avevo fatto questa intervista a suo tempo con Stefano Silos Labili, che è stato uno dei creatori di questi crediti fiscali, insieme a Marco Cattaneo, insieme ad altri. Nel momento in cui, al di là adesso del fatto del bonus 110, poteva andare bene, era migliorabile sicuramente, insomma, si possono fare tante cose, però nel momento in cui tu hai bloccato quello che era il presupposto, in realtà lo sappiamo anche bene, di una moneta alternativa che comunque l'Unione Europea non avrebbe potuto bloccare e dire assolutamente nulla, perché il credito fiscale sono crediti fiscali che girano nel tempo, producono grazie al famoso moltiplicatore keynesiano, un certo meccanismo produttivo all'interno della nazione, e poi nel tempo vengono scaricati e quindi ritornano in qualche modo allo Stato sotto forma di minor gettito fiscale, che però è compensato dal maggior gettito fiscale, che è decisamente superiore di quello che è stato creato attraverso il moltiplicatore. Quindi che Giorgetti blocchi questo meccanismo dopo che tutte le aziende si erano impegnate, dopo che ci sono tutti i risultati tecnici per cui comunque sia questo bonus dopo l'epidemia ha portato dei risultati positivi per il PIL, insomma, per la produzione italiana, e che venga bloccato e che si dica la castroneria delle castronerie poi riportata dai giornali, per cui ai crediti fiscali sono debito pubblico, qui vuol dire mi dai la laurea che hai preso anche alla Bocconi, la stracciamo, gli diamo fuoco e torni a studiare. Allora, però, dato che non penso che tu sia così ignorante da non sapere, non conoscere questo meccanismo, quindi vuol dire che c'è qualche cos'altro. Sarà per il fatto che politicamente si vuole comunque in qualsiasi modo far passare ogni cosa che ha fatto il Movimento 5 Stelle per dire che è negativa. Sarà perché te l'ha chiesto l'Europa, te l'ha chiesto Mario Draghi, perché comunque nessuno in Europa, a quanto pare, vuole che l'Italia torni a essere in qualche modo un paese, come dicevate anche voi, produttivo, un paese che esprima la sua capacità produttiva, anche insomma di fantasia, dei nostri. Qualche giorno fa mi è capitato di sentire una cosa molto sottile e però molto molto significativa. Era un'intervista, non so bene a chi, credo fosse un imprenditore, e ha detto una cosa stupenda che fotografa molto bene la situazione. Diceva: se tu mediamente chiedi
a un imprenditore americano che cosa vuol fare con la sua azienda, lui ti dirà che la vuole veder crescere, vederla prosperare tantissimo, dopodiché venderla per fare un sacco di soldi. Se tu chiedi la stessa cosa a un imprenditore medio italiano, lui ti dice che vuole far crescere la sua azienda perché a lui piace fare quella cosa lì e piace che quella cosa lì sia fatta bene. È proprio un meccanismo di vedute filosofico completamente diverso. E questa è la potenzialità, tra l'altro, dell'Italia. Cioè, noi qui in Italia abbiamo degli imprenditori che amano il fare, non il fare dei soldi. Invece ci stiamo oramai da decenni sempre più americanizzando, prendendo questa filosofia americana dove solamente il profitto conta e non conta nient'altro, non conta l'azienda, non conta la gente. Noi che abbiamo una Costituzione che mette le persone al centro dell'attenzione dell'economia. Quindi in questo momento cosa dire di queste manovre? Queste manovre sono quelle che vengono suggerite da Bruxelles, continua a essere l'ossessione per il debito pubblico, per cui bisogna continuare ad avere un avanzo primario. Sono più di 20 anni che abbiamo avanzi primari che non sono serviti assolutamente niente. Quindi a un certo punto dici: ma con chi dobbiamo parlare? Cioè, chi è che ci dà retta? Sono cose che tra fiorfiori di economisti, nei libri, io recentemente anche ho visto su alcuni libri di macroeconomia, dire chiaramente a un certo punto, parlando dell'Europa, dire sì, l'Europa era basata sul famoso concetto la teoria delle aree valutarie ottimali, però peccato che l'Europa non è un'area valutaria ottimale e quindi l'euro non sta funzionando. Ma questo l'aveva già detto Stiglitz, l'aveva già detto Krugman 15-20 anni fa. Cioè, quindi stiamo veramente parlando, non è che stiamo parlando di nulla, stiamo parlando di cose che conosciamo bene, di cui siamo consapevoli. E devo dire che è terrorizzante e preoccupante la banalità con la quale ci vengono riportate oggi queste cose in maniera, come dire, ah sì, però le cose non hanno funzionato. Ma sì ragazzi, ma cioè, dobbiamo sempre essere il paese delle disgrazie annunciate, mai seguite, non si dà mai ascolto chi dà un'opinione, un parere differente, poi alla fine diciamo eh sì, però in effetti le cose non hanno funzionato e c'è stato questo disastro. Cioè veramente io sono oramai assolutamente basito. Sicuramente manca dal punto di vista politico in questo momento, già da parecchi anni, una forza politica che abbia un progetto politico e che affronti il cambiamento di questo sistema economico, questo sistema finanziario. Se non si prende di mira l'idea di cambiare questo sistema, noi continueremo a essere in balia di questi andamenti, variazioni di mercato, di crisi su crisi, perché alla fine siamo sempre di fronte ai liberisti che dicono oggi siamo nel guano, però sul lungo periodo vedrai che le cose si sistemano, no? Però ci riprendiamo e poi, come diceva Keynes, sul lungo periodo siamo tutti morti. E questo è un doppio. Siamo tutti morti, esattamente, esatto. La Sefer e siamo tutti nella tomba. È un doppio significato questo. Esatto. Qui è come questione temporale, per cui io oggi magari ho un'età dove mi trovo nel guano e sarò veramente morto quando la situazione si riprende. L'altro però significato anche molto politico è che i miei problemi sono adesso, cioè non sono tra 5-10 anni. Io oggi devo pagare il mutuo, mandare i miei figli a scuola, mi devo curare, devo mettermi un tetto sopra la testa. Quindi se non c'è una forza politica che riesce a interpretare questo, e al momento io non la vedo ancora,
almeno in Italia non se ne viene fuori. Poi, come dice giustamente Massimo, cioè o dobbiamo arrivare al punto in cui veramente sperare che la Germania crolli, per cui diciamo ok ragazzi, abbiamo scherzato, adesso ciascuno per sé, Dio per tutti, e torniamo a fare un discorso vecchio ma che può ancora tutto sommato funzionare. Quindi siamo veramente... Ma infatti Davide, sì, no, ma io sono d'accordo, hai detto cose giuste, giuste, non hai detto un sacco di cose giuste, ma infatti io adesso, cioè io chiederei questo, no? Perché ogni tanto anche con Massimo parliamo, insomma, ce la raccontiamo un po', e poi alla fine andiamo sempre un po' a parare lì, cioè il problema di una scelta che è stata fatta a suo tempo, di legarsi mani e piedi a questa realtà, che è questa realtà dell'Unione Europea, ma soprattutto che è questa realtà dell'euro, insomma, di questa valuta, per cui però non si riesce ad affrontarla questa verità, cioè anche la nostra classe politica non riesce a dirla questa cosa, no? Che quello è un problema grosso, no? Quindi abbiamo sempre, sì, adesso va di moda di nuovo parlare male dell'evasione, perché è l'evasore che evidentemente è la disgrazia del paese, insomma non possiamo pagarci i servizi perché ci sono gli evasori, ecco, tutte queste sciocchezze qua continuano, tornano ciclicamente, quando in realtà bisognerebbe riuscire ad alzare il ditino, non so chi, ha ragione Davide, per dire guardate qui il problema è quello, che è un problema fondamentale. Cioè, cosa ne pensi tu Massimo? Perché non riusciamo a parlare di questa cosa compiutamente, cioè di questo danno enorme che ci siamo arrecati da soli, tra l'altro? Ma allora, un po' credo che sia perché la gente non è informata, quindi riuscire a capire perché l'euro ti ha fatto dei danni come Italia, se non glielo spieghi alla gente, difficilmente può venirgli in mente. Okay? Adesso già un po' si comincia a sentire gente, soprattutto della nostra età, che dice però i nostri genitori stavano decisamente meglio, con uno stipendio anche da operaio riuscivano ad avere un tenore di vita che adesso hai solo se sei un dirigente praticamente, eccetera. No? Quindi un po' la gente sta cominciando ad aprire gli occhi, però non, secondo me non ha ancora idea del perché, okay, di certi fenomeni. Purtroppo bisogna fare lo sforzo di informarsi da parte della gente per capire perché l'euro è diventato il bastone con cui sostanzialmente ci fanno un sacco di bernoccoli in testa a noi italiani. Basterebbe ricordarsi, quelli della nostra età probabilmente se lo ricordano. Ma se tu... Stavi... Esatto. Ma Massimo, ma se tu avessi, scusami, perché noi, se noi dobbiamo parlarci tra di noi, abbiamo uno storico, no? E quindi, sì, ne possiamo parlare, qualcuno magari è convinto, sì o no, però possiamo parlarne, ma a qualcuno anche di una giovane Non sto sentendo la domanda. No. Dovessi spiegargli tu perché questa Unione Europea, ma ancora più perché molti dei nostri mali, non tutti, molti però dei nostri mali, ma tu... Cioè, spero di aver afferrato la domanda, Katia, perché sei arrivata molto a intermittenza. Allora, la cosa che farei è innanzitutto porre una domanda, cioè vi sembra logico che la politica monetaria venga decisa da una banca che non appartiene ad alcuno Stato? Okay? Sostanzialmente, lasciando perdere chi sono i soci della banca, eccetera, se è privata, se è, comunque è un ente di diritto pubblico, eccetera. Ma è logico che la politica monetaria venga decisa non da chi ha in mano le redini della politica, non da chi è stato eletto? Perché attraverso la politica monetaria tu puoi fare le cose, ok? Loro invece hanno come obiettivo solo quello di tenere sotto controllo l'inflazione, come se fosse il mostro numero uno al quale non bisogna assolutamente cedere. Cioè io vorrei ricordare che per chi non ha lavoro l'inflazione è al 100%, okay? Quindi avere un'inflazione al 4%, al 5%, ma con un'economia vispa,
rispetto ad avere un'economia stagnante con lo 0% di inflazione e un sacco di disoccupazione, non so se è difficile capire che cosa sia meglio. Okay? Perché qua fanno sempre la minaccia dell'esempio della Repubblica di Weimar, eccetera, ma sono delle condizioni che non c'entrano niente con quelle attuali. Cioè, stiamo parlando di una nazione che aveva perso la guerra, che aveva un debito di guerra che in oro era più di tutto l'oro presente in quel momento nel mondo. Okay? Con un'industria che era stata distrutta, gli avevano tolto tutto, gli avevano tolto industria, gli avevano tolto le ferrovie, cioè tutti i mezzi ferroviari gli avevano tolti, gli avevano tolto addirittura tutte le bestie, tutte le mandrie, eccetera. È chiaro che così hai un'inflazione pazzesca. Okay? Perché cioè, praticamente sei uno schiavo, alla fine non hai più nulla. Tutta la moneta che tu immetti in circolazione a quel punto chiaramente fa crescere il prezzo di quei pochissimi, di quelle pochissime merci che ci sono, no? Ma in una condizione normale di inflazione che cresce è sintomo tendenzialmente di un'economia vispa, no? Quindi non dobbiamo avere questo terrore. Poi dopo noi ce la siamo importata invece l'inflazione con le sanzioni alla Russia, ok? Cioè, capisci che qua fanno delle scelte che veramente sembrano fatte da uno che ha due neuroni che si scontrano in continuazione. Cioè, almeno ne avesse solo uno di neurone. Ma invece qua ne ha due, si scontrano in continuazione, per cui a lei, cioè, più è pazza e folle l'idea, più la applicano. Ok? Perché anche prima parlavamo di auto elettrica, anche lì. Cioè, passare da essere, secondo loro, schiavi e ricattati dalla Russia per il gas, che però ce lo forniva a un prezzaccio. Cioè averne di ricatti così, no? Come se dice, sono ricattato dal datore di lavoro, però mi paga il triplo degli altri, perché mi paga il triplo degli altri, allora sono ricattato. Io sono ricattato dai russi perché mi forniscono il gas a un prezzaccio. Cioè, mi sembra una follia. Allora ci facciamo ricattare invece dai cinesi con le batterie. Cioè, mi sembra veramente una follia. Cioè, la nostra classe politica è inesistente. Cioè, l'abbiamo già detto altre volte, cioè è gente mediocre che va a pigiare un bottone secondo quello che gli ordinano, perché tanto non si preoccupa neanche di capire le cose, gli interessa prendere quello che prendono e schiacciare il bottone. Poi ci sono quelli che le cose le sanno, tipo Draghi. Venendo a quello che diceva prima Davide sulla questione dei crediti fiscali, Draghi nelle sue 400 pagine di rapporto per l'Europa, il suo report, ha proposto i crediti fiscali. Qua li ha bloccati, ha detto che era moneta parallela e che era contro i trattati, cosa che non è neanche vera, perché la moneta parallela non è contro i trattati. Però poi la propone in UE, veramente follia, e dice anche perché dice anche il motivo per cui la propone, perché è molto apprezzata dalle industrie, dalle imprese. Cioè, allora perché qua l'hai distrutta? È chiaro che il disegno è quello di distruggere l'Italia. Adesso sembra che il disegno sia addirittura distruggere l'Europa, perché volendo distruggere la Germania anche, vuol dire che vogliono distruggere l'Europa. E ribadisco, spero che andiamo in macerie come UE in maniera tale che poi magari ci risolleviamo. Perché se continuiamo così, cioè, non ci risolleveremo mai. Poi la manovra, tu dicevi, la manovra è una manovra che è veramente pazzesca. Cioè anche lì, il settore edilizio è un settore che è trainante, no? Altro che il turismo. Okay? E allora che cosa fanno? Decidono di diminuire le detrazioni. Iniziano con le seconde case, ma poi dall'anno prossimo anche sulle prime case. Quindi se tu fai ristrutturazioni, fai efficientamento energetico, eccetera, non potrai più scaricare il 50%, ma il 36%. E poi il 30%. Cioè, quindi facendo entrare in crisi un settore che è assolutamente trainante. Poi aumentano le pensioni di ben 3 euro, le pensioni minime. Cioè, dopo aver fatto promesse che le avrebbero aumentate con un click, appena eletti con un click le avrebbero portate a 1000 euro, cosa che avrebbero potuto fare, ok? Se avessimo avuto la nostra politica monetaria, avessimo avuto la nostra moneta. Però chiaramente essendo legati all'euro non possiamo farlo, ok? Perché non siamo noi a decidere qual è la politica monetaria. Addirittura poi appunto i crediti fiscali li hanno tolti,
perché tu sai benissimo che io sul 110 ero molto critico su come è stato fatto, però i crediti fiscali come idea, cioè noi se ci pensiamo il boom che abbiamo avuto quando c'era ancora il sottostante in oro, quindi c'erano più problemi a emettere moneta rispetto a oggi che è fiat, noi il boom l'abbiamo fatto perché c'erano le cambiali. Con le cambiali, quella era una moneta parallela. Cioè se la gente fa fatica a capire cosa sono i crediti fiscali, come funzionano, un po' il concetto è quello, non è giuridicamente una cambiale chiaramente, ma il funzionamento è un po' quello. Gira, 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 è uno strumento fiduciario che gira, di cui la gente si fida. Il credito fiscale poi è ancora meglio rispetto alla cambiale dal punto di vista della fiducia, no? Anche gli assegni postdatati sono stati utilizzati. Esatto, anche gli assegni postdatati hanno fatto parte del... Quindi è che questi proprio hanno, cioè gli strumenti ci sarebbero anche pur rimanendo nella gabbia europea, no? Non ci sarebbero per risolvere i problemi definitivamente, però per cercare di galleggiare mentre si cerca di uscire ci sarebbero, ma non vogliono adottarli perché è chiaro che c'è una strategia di distruzione, quella che loro chiamano la distruzione creativa. Perché? Perché Draghi l'ha anche detto, lui vuole distruggere tutte le piccole e medie imprese, perché devono esserci solo delle multinazionali enormi. Io vorrei che la gente si rendesse conto di questo, cosa vorrebbe dire. Cioè vorrebbe dire che tu lavori per una di quelle quattro multinazionali che ci sono, oppure muori di fame. Ok, quindi basta che tu litighi con una, non verrai assunto nelle altre tre, perché faranno dei cartelli. Cioè andiamo verso una distopia pazzesca. Perché? Perché è una distopia che si basa sulla perdita della libertà. Ok? Poi la gente si deve anche, ripeto, svegliare un attimo, perché altre cose che hanno messo nella finanziaria, a parte le fesserie sulle criptovalute, sulle plusvalenze delle criptovalute che verranno tassate al 42%, sinceramente mi interessa poco, però non so, sulla sanità per esempio. Dice, abbiamo aumentato i soldi, ma che cosa hanno aumentato? Non hanno aumentato un bel niente, perché se vai a vedere il rapporto al PIL, stanno diminuendo gli investimenti nella sanità. Ma loro sì, ma loro Massimo, loro si giustificano dicendo, Massimo, loro si giustificano dicendo che non è il rapporto al PIL, ma devi guardare la spesa pro capite, che quella in realtà sarebbe aumentata. Queste sono le cose che ho sentito un po', letto un po'. La spesa pro capite aumentata, però... la metà di quegli aumenti che stanno facendo finisce nelle tasche dei medici. Adesso non dico che sia sbagliato, ok? Però finisce negli stipendi, quindi non finisce nel dare un maggiore servizio. Cioè non è che aprono degli ospedali, non è che aprono degli ambulatori, non è che diminuiscono le liste d'attesa. Ok? Cioè la spesa pro capite, ho capito, sì. La spesa pro capite, ma la devi anche deflazionare quella spesa pro capite. Aumenta, ma devi deflazionarla. Ma certo. Sì, ma comunque non, cioè siamo ai mezzucci, Massimo, cioè siamo, ecco, allora io guarda, poi, guarda, chiuderei due cosa, minuti per dimostrare l'incapacità della nostra classe politica. Mi è venuto in mente adesso perché visto il disastro che c'è stato poco fa ancora, pochi giorni fa in Emilia Romagna ancora, ma quello che c'è stato a Valencia, pensate a quello che è successo l'anno scorso in Emilia Romagna. Cioè solo quell'alluvione oltre 9 miliardi di danni. Quei 9 miliardi di danni si sono avuti perché qualcuno ha avuto la brillante idea di restituire dei soldi allo Stato per non fare i lavori perché non servivano, okay? Per non fare i lavori di manutenzione del territorio. Quindi per qualche decina di milione di euro di risparmio ci siamo procurati un danno da 9 miliardi, ok? Queste cose stanno accadendo sempre più spesso. Poi non ci sono i soldi per la sanità, non ci sono i soldi per le pensioni, eccetera. Guarda, anche a ragionare come un liberista, anche a credere alla menzogna che le tasse, che le imposte, i tributi, finanziano la spesa pubblica, allora se vuoi funzionare come un'azienda, fai gli investimenti, previeni i disastri, ok?
non è che lasci che i disastri avvengano e poi non ci sono i soldi. Ok? Se anche tu ragionassi come un'azienda, a maggior ragione questi sono degli incapaci, perché non sono in grado di programmare. Ecco, hai messo la cosiddetta pietra tombale sul discorso, però a questo punto siamo praticamente in chiusura, io ho 2 minuti, bacchetta magica, do a Davide il potere di decidere di fare quel che vuole in Italia, dal punto di vista naturalmente, cosa fai? In 2 minuti, dai Davide, che fai? Ma, cosa fare? Così poi ci salutiamo. Cosa fare diventa veramente difficile, perché indubbiamente la realtà è complessa. Sono stato anch'io tra i sostenitori e fautori di un'uscita da questo tipo di Europa, perché sicuramente se prosegue in questo modo, voglio dire, o sei capace effettivamente ad opporti, oppure, cioè, prima di morire dici: beh, signori, scusate, io lascio il tavolo e poi vabbè, mi costerà, avrò dei casini eccetera eccetera, ma non più di quelli che per cui voi mi state portando praticamente alla morte. Quindi o qui, come dicevo prima, si torna veramente a mettere in discussione il sistema economico neoliberista, che è ancora diverso dal sistema economico liberista, perché il sistema economico neoliberista è quello che punta esclusivamente ai profitti confrontati con l'ambito finanziario, quindi rinuncia. Massimo prima giustamente parlava di investimenti. Perché non si fanno più investimenti? Si fanno più investimenti perché le imprese, soprattutto quelle grosse, hanno l'alternativa di un sistema finanziario che dà più rendimento di profitto rispetto a un investimento nell'economia reale. Da quando si è lasciato spazio a questa cosa qui, gli investimenti sono andati a farsi fottere. Quando gli investimenti non vengono fatti, tutta la capacità produttiva, la cosiddetta efficienza, eccetera, eccetera, va a farsi benedire e quindi l'economia crolla, punto. Mi fermo. Vabbè. No, perché in realtà capisco che poi potremo andare avanti veramente ancora per un'ora a dirci queste cose. Le soluzioni ci sono, insomma, bisognerebbe però avere veramente anche un po' di umiltà come classe politica. Basta copiare anche un po' dagli altri stati, cioè noi, cioè la Germania è quello che stavo dicendo, umiltà anche delle banche pubbliche, certo, ok, ma invece noi siamo più realisti del re. Cioè, i francesi e i tedeschi nazionalizzano le industrie del settore energetico, noi invece vendiamo. Loro nazionalizzano quelle delle telecomunicazioni, noi vendiamo. Tra l'altro in un momento in cui vogliono anche andare in guerra. Cioè, capisci quando dico che hanno 2 neuroni che si scontrano e tirano le idee più folli? La politica italiana non è più roba da scienza politica, ma roba da psichiatria. Perché non puoi pensare diversamente, perché voglio dire, bastano veramente comunque quattro nozioni. Poi sicuramente possiamo anche dire che la pubblicistica non aiuta, perché la pubblicistica è in mano a gruppi di potere o di partito o industriali, per cui lo spazio di una informazione realmente libera è minimo. Poi gli italiani anche leggono poco, quelli che stanno bene non si preoccupano sicuramente di cambiare le cose, e quindi il disastro è servito su un piatto d'argento. Ma quelli che stanno bene dovrebbero... Va bene, però cerchiamo che scivolare un attimo. Sì. Esatto, perché concludo. Perché sulla povertà genericamente si parla sempre di povertà assoluta, come tu sai bene, o relativa, Massimo. Qua qui non si intravede più che questo è un sistema che porta con sé la povertà potenziale, cioè tu oggi puoi star bene, ma tra 5, 6, 7, 10 anni è cambiato il contesto economico o quant'altro e tu sei fregato, tu magari avevi fatto il mutuo, avevi comprato casa, eccetera, eccetera, e ti ritrovi in braghe di tela. Qui è la povertà potenziale che questo sistema crea, e questa è una cosa di cui nessuna forza politica parla.
Va bene, speriamo che allora si crei qualche forza politica, così le diamo anche una mano a tirare fuori gli argomenti e magari a trovare anche le soluzioni. Io vi ringrazio, è stato come sempre molto interessante. Ci Grazie a te, salutiamo qui Katia. e ci vediamo. Grazie a te e a tutti. Grazie Buona a tutti, serata. ecco, ascoltato. ciao a Buona tutti, serata, ciao. ciao. Ciao, ciao. Ciao.